Benvenuti alla nuova puntata di Calcio Femminile e parliamo di Beast Soccer, oggi Samb Pisa, una partita, il risultato grandioso, ma il Pisa va messo sotto fino all'ultimo istante. Sì, oggi era la seconda partita del nostro girone, quindi era importante assolutamente vincerla per portare a casa altri 3 punti, perché poi domani ci sarà la partita, diciamo, decisiva del girone. E non ci aspettavamo un Pisa così combattivo, perché nella prima partita aveva perso 9-1, però devo dire che erano giocatrici molto tenaci, che fino all'ultimo ci hanno dato filo da torcere, e poi 2 gol inaspettati, quindi siamo rimasti sulle spine fino al 36esimo minuto. Però devo dire che stiamo prendendo forma, hanno giocato tutte le ragazze, quindi questo è un buon segno, perché stanno tutti crescendo e intanto siamo a 6 punti. Domani uno scontro diretto che vale il primato della classifica. Sì, primato e la finale, quindi sarà la partita decisiva e noi ci arriviamo cariche, sperando di appunto arrivare domenica a giocare la finale più importante, non la finale per il 3° e 4° posto. E ci siamo, il mister ci ha preparato bene e speriamo bene, insomma, anche domani. Grande Marchi! E siamo con il capitano del Pisa. Una sconfitta che comunque vada fino all'ultima combattuta una gara. Certo, questo comunque è il nostro motto, e purtroppo per fortuna siamo alla prima esperienza e quindi l'unica cosa che non ci manca è sicuramente la parte agonistica, e cerchiamo sempre di dare il tutto per tutto. Quello che manca a livello tecnico e tattico lo cerchiamo di compensare con l'agonismo e ci si prova fino all'ultimo. Alla fine, anche se il risultato non è stato dei migliori, abbiamo risultato quasi più di loro che hanno vinto, cioè di voi. In avanti. Siamo con il coach della Samb Beach Soccer, una partita giocata fino all'ultimo, il Pisa non si è arreso fino all'ultimo istante. È vero, non si è arreso, è una buona squadra e diciamo che noi abbiamo fatto bene nel senso di risultato, in realtà non abbiamo giocato granché, nel senso che poi io sono una un po' precisa e quindi diciamo che potevamo fare molto meglio, diciamo, potevamo fare molto meglio. Vabbè, comunque le 2 prime partite, 2 vittorie, nonostante tutto. Sì, no, abbiamo lavorato tanto per fare bene, quindi diciamo che qualche risultato si inizia a vedere, però ecco, la strada è veramente lunga e a piccoli passi cerchiamo di avvicinarci, ma c'è ancora tanto, quindi ogni partita per noi è una cosa a sé e cerchiamo di concentrarci su quella. Quindi per le prime 2 è andata bene, adesso cerchiamo di continuare su questa strada, insomma, cercando di migliorarci, però, perché c'è ancora qualcosa da sistemare. Con Alice Sacchi, una partita giocata fino all'ultimo secondo e avete esultato come se fosse stata una vittoria. Abbiamo esultato perché abbiamo fatto dei grandi progressi, non pensavamo, poi siamo molto felici per Martina Puzzo che ha fatto questa doppietta all'esordio in un campionato di beach soccer, che comunque non è male, e quindi siamo soddisfatte nonostante il risultato della grinta, dell'impegno e poi anche del risultato agonistico, diciamo, che abbiamo ottenuto. Tutto va, diciamo che anche se il risultato non è stato dei migliori, però noi ci abbiamo messo il massimo e quindi alla fine esultiamo lo stesso. Te l'aspettavi questo campionato così duro? No, sapevamo che le squadre erano veramente
forti, giocatrici importanti, e quindi sì, ce l'aspettavamo, però noi siamo venute per fare il nostro meglio, quindi va bene così.